Ciao a tutti, come promesso sono qua oggi per dirvi cosa rappresenta per me i sapori in linea sommaria questo tabacco che ho provato dopo 5-6 giorni in varie pipe. Allora, adesso vediamo insieme. Io l'ho messo dentro questa giara umidificata perché all'apertura della latta io l'ho sentito un po' troppo secco, però cioè va bene per fumare subito perché almeno non crea acque rugge, la umidità. A me personalmente piace più umido. Il taglio, come avevo detto all'inizio, era un po' grossolano, ma sinceramente va bene anche così, è indifferente. Anzi, è una combustione molto più lunga, perciò dura anche di più la fumata. Allora, proviamo insieme e sentiamo. Si chiama bacco in bocca. Allora, bella accensione. Allora, la casa dice che praticamente questo tabacco è un tabacco speziato e dice che ci sono Virginia e tabacchi orientali e turchi. Allora, secondo me la speziatura si sente ma dopo la metà della fumata, nel senso che se intendiamo speziatura per la piccantezza, ok, ci siamo, ma io questa speziatura per essere una caratteristica dei tabacchi orientali sinceramente non è che la sento moltissimo. Sento molto il latakia, che qui non è pronunciato sinceramente, questo retrogusto un po' affumicato, torbato, di cuoio che lo dà, è una caratteristica della latakia, qui si sente alla perfezione. E un tabacco per lo più lineare, non ha un'evoluzione molto, molto complessa, lo trovo abbastanza leggero, perciò si può fumare tranquillamente la mattina. E è una classica miscela inglese, non sperate di trovare i sapori simili a un Daniel, a un Neck Up, a un 965 o a un Balkan, chi se lo ricorda ha avuto la fortuna di provarlo, perché ci si avvicina ma molto alla lontana. E ripeto, è un tabacco sicuramente interessante, secondo me va provato su varie pipe perché ogni pipa ha un suo, ha una sua caratteristica, come ben sapete. Però devo dire che è un tabacco che io sicuramente riprenderò al mio negozio. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Eccolo qua, buona giornata.